un richiamo alla gentilezza tipica anche di un modo, di uno stile che deve contraddistinguere il dialogo, il confronto, però da gestire con lungimiranza, non vuol dire solo buone maniere. Assolutamente, ma vuol dire avere la capacità di stemperare le tensioni, fare sintesi, ascoltare tutti, appunto avere lungimiranza in un momento che è stato definito caotico, anche frenetico, ma che tutti insieme dobbiamo superare con gentilezza e con lungimiranza. Cosa l'ha colpita di questo discorso 2021? E guardi, sicuramente la gentilezza, l'attenzione alla famiglia, che è straordinariamente importante, perché poi il Covid ha lasciato anche tensioni, e anche i giovani, che l'Arcivescovo ha richiamato nel suo discorso. Mi è piaciuto molto l'attenzione a accompagnare i giovani in un momento sicuramente molto particolare, complicato, anche in questo caso con lungimiranza e con gentilezza, però probabilmente loro devono avere, proprio per la didattica a distanza, per quello che è passato, un'attenzione particolare. Hanno un'energia straordinaria, la cercano nella loro quotidianità, vengono spesso descritti soltanto per episodi che ci sono, ma se visti e esaminati nella loro quotidianità davvero sono risorse straordinarie, non soltanto per le famiglie ma per il territorio.